Volevamo se era possibile, visto che c'è proprio uno spazio che sembra quasi dedicato ai bambini, per fare un piccolo campo da calcio. Basterebbero due porte, perché è già pronto, è già fatto. Perché dovete pensare che fra i giardini di Milano e la Piana dei Giganti ci sono 700 famiglie. Non mi sembra un numero piccolo, è un paese. Quindi se ci fosse la possibilità di poter attrezzare un attimino di più il parco e dare anche la possibilità, diciamo di più, che se ci date l'opportunità lo paghiamo noi come condominio. Abbiamo chiesto tante cose che ovviamente è impossibile accontentare tutti, cioè sappiamo benissimo che voi ascoltate e nonostante tutto almeno io ringrazio che voi ascoltiate. Però io credo che sia utile che come amministrazione comunale diate un ordine di priorità a tutte le richieste e che ci venga comunicato per iscritto qual è l'ordine che voi stabilite di priorità. Perché ovviamente ogni comitato e ogni zona dà priorità, noi a Dostoevsky al parco, loro a Via dei Mille, loro a Via Corridoni, eccetera. Chiaramente il senso civico né il sindaco né noi possiamo cambiarlo nella testa delle persone. Sicuramente metteremo in pista tutta una serie di questioni, come anche le sanzioni, che io mi auguro che nell'arco di poco tempo, e se non ce ne vuole poco ce ne vorrà di più, cambino un pochettino il modo di comportarsi delle persone. Dopodiché, ripeto, ho preso degli appunti, ma la gran parte, come dicevo all'inizio, sono contenuti nei vari documenti che non leggo per il rispetto di tutti, signor Spazio, perché ripeto, ce li ho, c'è il comitato produttivo, il comitato Spoesti, c'è il comitato di Via di Mille, ci sono singoli cittadini, potete mettere insieme. Cioè, il nostro obiettivo come amministrazione è quello di lavorare insieme a voi, perché ripeto, non è che c'è il sindaco che decide e fa, cioè, le decisioni vengono sempre in funzione di quelle che sono le richieste. E ne voglio nascondermi, guardate, sui problemi che abbiamo ereditato, perché gran parte di quello che avete detto, in effetti, potrei anche cavarla così, ma non lo faccio. Sono tutte questioni che sono partite, come dicevate più di tanti di voi, da 8-10 anni fa, cioè decisioni prese allora che oggi si riscontrano i risultati purtroppo. Per questo ho detto all'inizio, noi non siamo qua per promettere, noi siamo qua intanto per ascoltarvi, secondariamente per rincontrarvi e dopo, come diceva prima la signora, prenderemo una serie di punti che porteremo alla vostra attenzione. È chiaro che tutto e subito non si può fare. E qualunque cosa, adesso io ho andato via, signore, qualunque cosa, permettetemelo, anche, visto che ho anche la delega al bilancio, purtroppo oggi si paga. Cioè, non pensate che dire un pezzo di marciapiede non costa niente, perché un pezzo di marciapiede fatto a regola d'arte ci vuole una progettazione, quindi un tecnico, un professionista che viene pagato, ci vuole una gara da fare, tutto quello che significa le gare da fare. Dopodiché c'è la ditta che segue il lavoro e quindi il costo del lavoro è della roba. Quindi, voglio dire, questo non è un motivo per dire non lo facciamo, ma per dire che ogni qualcosa ha un costo. Per cui sono d'accordo con qualcuno che proponeva, ripeto, noi le richieste ce le abbiamo, ne prendiamo qualcuna, proviamo anche a dare dei tempi e vediamo di portarla avanti, sia dal punto di vista tempistico sia dal punto di vista anche economico. Come dicevamo all'inizio, abbiamo anche la questione del bilancio che non è, perché non è da poco conto, perché se non ho i soldi da spendere, non è che dire facciamo la piazza qua, non ci sono i soldi da spendere. Le caratteristiche della nuova azienda che abbiamo scelto è che questi signori, ai loro operai, li controllano dalla loro centrale operativa. Cioè, hanno proprio sui mezzi dei trasmettitori che riescono a contare anche quanto tempo ci mettono per andare a prendere il caffè. È chiaro che io ancora non l'ho vista questa cosa qua, lo verificheremo insieme a voi, perché noi gli abbiamo dato questa opportunità. So per certo che in 49 comuni del nord di Milano funziona, perché abbiamo parlato con i nostri colleghi e ci hanno detto che in effetti è cambiato da così e così, sia la polizia ma sia anche la serietà di questa gente che lavora, perché anche lì, ripeto, è sempre una questione anche tutta l'interno. Però anche questo fattore qua, da domani parte l'ordinanza, subito dopo le votazioni del bilancio del Consiglio Comunale, la ditta prenderà in mano tutti gli effetti servizi, non credo da settembre, però probabilmente da settembre già riusciamo a vedere qualcosa, quindi significa anche
un passaggio in più rispetto agli altri, proveremo con il Signore sicuramente a organizzare meglio la raccolta del verde, giusto che gli orari, però sicuramente da qui a fine anno il servizio, il miglioramento del servizio lo vedremo sia in termini di qualità del servizio e sia in termini anche di sosta così poco. Con l'amministrazione ci siamo posti l'obiettivo che i nuovi insediamenti che verranno fatti in città l'onere venga speso sul posto, cioè se costruisco a Zivido gli oneri di urbanizzazione devono essere investiti a Zivido e non a Sestriere. Prima non avveniva così, questa è una idea di questa amministrazione che stiamo cercando di portare avanti e l'abbiamo fatto nel nuovo polo commerciale di Sestriere, la via Poi, tutta la viabilità che c'era in quella zona disastrosa fino a 3-4 anni fa, oggi totalmente diversa. Ho trovato il corpo della polizia municipale composto da 25 vigili. Vi do questo dato. La regione Lombardia, con i suoi coefficienti, dice che ci vuole un vigile ogni 1000 abitanti. Ora, dall'ultimo censimento, risulta che San Giuliano è composto da 38.000 persone. Fate voi la differenza. Gli spazi per l'assunzione, voi lo sapete, la pubblica amministrazione sono risicati. Sono riuscito, appena insediato, a dare un bando perché c'era questa opportunità e abbiamo fatto l'assunzione di due nuovi vigili. Infatti, 4 mesi fa si sono insediati, hanno fatto tutti i corsi di specializzazione, adesso hanno fatto tutti i corsi per portarsi dietro anche l'arma e quindi sono operativi al 100%. Parlavamo anche di partecipazione invece nella città. Abbiamo il problema degli attraversamenti, i bambini a scuola. Beh, io ho trovato una situazione di volontariato di questo tipo. A San Giuliano avevamo solo due nonni vigili, no? Un paese dove i pensionati sono la maggioranza. Questo vi dico come sta andando. Oggi, con enormi sforzi, ho portato questa i nonni vigili a essere 7. Certo, non sono sufficienti. Sto cercando di implementare, e io qua parlo di arruolamento, delle guardie ecologiche. Anche lì c'è questo servizio sul territorio, ovviamente ho trovato le guardie ecologiche, siccome sono dei volontari, anche se portano la divisa, anche se fanno i corsi, anche se collaborano anche con la regione, ho trovato 6 persone, di cui 4 vecchietti, tanto per capirci. Perché venivano da quell'esperienza venatoria della caccia? Ci sono state 2 iniziative sul territorio, una abbiamo pulito il Parco Serenella, abbiamo fatto quella, e lì abbiamo trovato anche 2 giovani da inserire dentro, qui c'è stata quella grande occasione di instradando quello che abbiamo fatto il Polsi Day, tanto per intenderci, anche lì abbiamo fatto altre adesioni. Tra poco farò un bando affinché troveremo dei volontari, e quindi fare uno squadrone, no? di queste guardie ecologiche. Dopo, se avete i nomi, così, perché abbiamo bisogno di loro. Abbiamo poi un altro grosso problema, le discariche abusive in questo paese. Perché noi abbiamo un grande pregio, che al di là della urbanizzazione che c'è stata sul territorio, alcune cose fatiscenti che ho visto, realizzate magari negli anni 70, però abbiamo una grande risorsa che il nostro paese è fatto del 70% a verde. Abbiamo un territorio di 30 km quadrati, no? E abbiamo il 70% di verde. Però qual è il difetto di avere questa estensione territoriale? Che ci sono delle zone periferiche, solite vicino ai fossi, no? Nelle situazioni più dislocate, e c'è questo pendolarismo dei rifiuti. E molto spesso non sono i cittadini di San Giuliano che buttano dentro. Quando parlo di pendolarismo parlo di gente che viene da fuori, attraversa l'asse della Demilia perché è comoda e lascia i rifiuti. Quindi troviamo televisioni, troviamo anche rifiuti di costruzione industriale. Quindi sono proprio aziende, no? che buttano dentro. Abbiamo fatto delle operazioni importanti con delle telecamere piazzate, quelle mobili, e abbiamo dato anche sanzioni molto pesanti. Dobbiamo arrivare, secondo me, per questo abusivismo che c'è sui rifiuti, arrivare al sequestro dell'autoveicolo, perché se no un'azienda
pagare i 300 euro, quando te li paga e continua a lavorare. Noi facciamo il blocco del canone che ha scaricato, forse è un deterrente. Parlavo di arruolamento prima delle guardie ecologiche, perché saranno avranno la possibilità anche di multare.